Che il Signore vi benedica tutti grandemente. Vi saluto, saluto tutte le persone, tutti i fratelli, le sorelle che oggi stanno guardando in diretta la trasmissione e chi non può vederla in trasmissione e la vedrà di seguito, un saluto per tutti voi, un saluto per tutta l'America, l'America del Nord, l'America del Sud, tutta l'Europa, Africa. Fratelli che vivono sì in Africa, in Asia, in Cina, Giappone, che abitano nelle diverse isole. Ci sono tanti gruppi che si congregano nelle isole. Abbiamo persone che si congregano in Alaska, altri che si congregano nella Patagonia, quindi dal nord al sud, dall'est all'ovest, in tutti i posti dove Dio ha voluto portare persone, fratelli e sorelle che cerchino Dio. Un saluto per tutti voi. Voi che avete ricevuto questa chiamata del Signore, che state portando avanti un'opera evangelizzatrice per tutti coloro che vi circondano, così come il Signore disse, il Signore Gesù Cristo diceva agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate la mia parola. E così la parola del Signore Gesù Cristo, la sua profezia, quell'ordine, si sta compiendo anche oggi. Ecco perché noi oggi evangelizziamo e siamo qui davanti alla sua presenza dicendogli: Signore, eccomi, sono qui, inviami. Questo è il nostro lavoro, la funzione che Dio ci ha posto sulla terra, e cioè essere degli strumenti affinché tante persone possano conoscere il vero Vangelo, la parola di Dio, così che la gente sia condotta verso Dio in questo cammino. Oggi stiamo attraversando un periodo difficile, un periodo di difficoltà, di tribolazione per tanti. Infatti dobbiamo anche tenere in considerazione le famiglie che abitano in piccoli appartamenti, in spazi davvero ridotti. Vivono sì in case davvero piccole. E dobbiamo tenere in considerazione queste persone e pregare per loro, chiedere al Signore che abbia misericordia di loro e che tolga presto questa epidemia, che abbia misericordia di tutti noi, di tutti loro, e che Dio dia un'opportunità al mondo di conoscerlo, affinché il mondo lo accetti, lo onori, lo glorifichi, accetti la sua esistenza, perché Dio sta dimostrando alla scienza che lui è potente e quando lui fa qualcosa, nessun essere umano, pur saggio, pur intelligente che sia, facendo ricerche in un laboratorio, nessuno si può uguagliare a Dio e nessuno può togliere a Dio il suo potere. Non può togliere il potere di Dio, perché è la volontà di Dio quella che impera in tutto il mondo. Noi siamo esseri umani davanti a Dio. Siamo come degli insetti. Abbiamo la grandezza di un verme davanti a Dio. E Lui è l'unico che ci può aiutare. Quindi dobbiamo chiedere a Lui misericordia e risolvere molto presto questa pandemia che è praticamente nelle mani di Dio. Quindi, a tutte le persone che si stanno ammalando, sia fisicamente che a livello psicologico, perché tanti soffrono di depressione, altri si avviliscono, altri sono schizofrenici perché sono isolati in questi spazi ristretti, altri stanno divorziando, altri si stanno separando, ci sono padri che abbandonano i figli, madri che abbandonano i figli. Quindi in questo momento della storia ci sono tante tipologie di malattie, sia fisiche che psicologiche. E noi, fratelli e sorelle, dobbiamo essere uniti nel Signore e pregare al Signore e chiedere a Lui misericordia e aiuto per tutti, per tutta l'umanità, e che sia Lui a risolvere questa tribolazione ed avere misericordia. Ci sono persone che sono stanche, dicono di essere sì stanche, che non sopportano più la situazione, però io vi esorto a leggere la Bibbia. Se voi non siete tanto esperti nel leggere la Bibbia, leggete perlomeno i Salmi e lì troverete parole di sollievo, promesse di Dio,
Parole di lodi per Dio. Lì troverete come un refrigerio per la vostra anima e chiedete a Dio con le vostre parole, a modo vostro, parlategli, ditegli di aver misericordia. Ma non vi lasciate vincere, non vi lasciate vincere da questa situazione che stiamo vivendo. Non perdete la battaglia, anzi, lottate per la vostra felicità, lottate per la felicità dei vostri cari, perché Dio è vicino a voi e benedirà anche voi. Questo è un consiglio che io do alle persone che non sono esperte nel leggere la Bibbia o che non sono mai venute in chiesa. È il momento di ricordarvi di Dio. Leggete un salmo oppure leggete un Vangelo nella parte del Nuovo Testamento. Voi dite a Dio di aiutarvi. Dite, Dio, se tu esisti, se tu ti manifesti come dicono in questa chiesa, allora io voglio che tu mi aiuti, che ti manifesti nella mia vita. Così potete parlare al Signore, ma parlategli col cuore, con tanta sincerità, che esca dal vostro cuore e in questo modo Dio vi darà delle risposte, vi darà una consolazione, la consolazione, l'appoggio di Dio, quello che voi avete bisogno in questo momento. Adesso seduti, comodi, canteremo al Signore prima di iniziare l'insegnamento di oggi e cantiamogli un inno, l'inno numero 226, che si intitola Belle dimore, quelle dimore che noi desideriamo un giorno conquistare dopo la morte, queste belle dimore, inno 226. E lo cantiamo per onorare e glorificare il nome del Signore. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto. Somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte. Tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria. Tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria. Voy pues con gozo a mi dulce hogar. Benedetto e lodato il nome di Dio. Ringraziamo il Signore. Voi, comodamente seduti, leggeremo insieme alcuni versi della Bibbia, non molti, ma sì, mediteremo nel Signore, nella Sua parola, nei Suoi comandamenti, nelle Sue promesse. Analizzeremo
la parola di Dio. E oggi parleremo dei figli di Dio. Il titolo dell'insegnamento di oggi è Il dovere dei figli di Dio. Questo titolo, cioè essere figli di Dio, sono coloro che Dio ha dato ai suoi figli come coloro che lo cercano, che hanno fiducia in Lui, che osservano i suoi comandamenti, che sono persone ubbidienti, sono uomini e donne alle quali Dio ha dato il potere di essere figli di Dio. Noi diciamo sempre questa frase, figli di Dio, i figli di Dio. E tutte le persone del mondo, i milioni, milioni, i miliardi di esseri umani nel mondo dicono di essere tutti figli di Dio, ma non è così. E oggi, tra i tanti versi che leggeremo, faremo una distinzione di chi sono i figli di Dio e qual è il dovere, il lavoro, le funzioni dei figli di Dio, cioè il lavoro che Dio, ha raccomandato ai suoi figli. Quali sono però i requisiti per essere figli di Dio? Noi diciamo che tutte le persone del mondo sono creature, creazioni di Dio. Quando poi una persona, un uomo o una donna poi si convertono in Dio, credono in Lui, osservano i Suoi comandamenti, allora quell'uomo e quella donna conquistano il titolo di essere i Suoi figli, i figli di Dio. E noi nell'Antico Testamento abbiamo diversi esempi. Dio parla di suo figlio già dall'Antico Testamento di Gesù Cristo, suo grande figlio amato, e poi parla di altri figli. E noi vogliamo far parte di quel gruppo di figli di Dio, la nostra speranza. Quindi oggi parleremo di questo, di questa frase bellissima, cioè i figli di Dio, chi sono, cosa fanno, cosa devono fare. Adesso apriamo la Bibbia in Esodo, anche se si parla dei figli di Dio già nel libro di Genesi. E vi ricordo che in Genesi, prima del diluvio, abbiamo letto che appunto prima del diluvio il Signore vide che l'umanità era nel peccato, l'umanità si stava corrompendo perché il diavolo si era incaricato di corrompere il cuore e la mentalità degli esseri umani, insegnando loro a peccare, perché è il diavolo che ha insegnato a peccare all'umanità già dall'inizio. Insegnò all'umanità a disubbidire a Dio. E anche i figli di Dio si stavano contaminando con le persone del mondo, in tutta l'idolatria, l'abominazione. E siccome Dio vide che anche i suoi figli stavano mettendo in pericolo la loro vita spirituale, allora Dio decise di mandare il diluvio. E dopo il diluvio, comunque, le persone continuarono a peccare. La gente continua a moltiplicarsi dopo Noè e la sua famiglia e continuano a vivere nello stesso peccato, nelle stesse abominazioni. Ecco, si stavano nuovamente corrompendo nei loro cuori e nella loro vita spirituale, perché il diavolo era comunque presente anche dopo il diluvio nell'umanità. Poi il Signore nomina Abramo, che conquistò grazia davanti a Dio, poi nominò Giacobbe, Isacco, quindi primo Abramo, poi i suoi figli Isacco, poi Giacobbe, e Giacobbe divenne Israele. Dio cambiò il nome di Giacobbe, gli disse: tu non sarai più solamente Giacobbe, ma diventerai Israele, così come ho promesso ad Abramo e Isacco, prometto anche a te Giacobbe che da te io formerò una nazione molto grande. E infatti da lì in poi Dio formò una nazione molto grande, formata da diverse nazionalità, e queste diverse nazionalità avrebbero cercato Dio, e da Abramo in poi, Abramo, Isacco e Giacobbe sarebbero stati i padri di questa nuova generazione, di questa discendenza che Dio aveva promesso ad Abramo, così come l'aveva promesso anche a Giacobbe, che divenne poi soprannominato da Dio Israele, quell'Israele spirituale. Quindi Dio
Parlava a Giacobbe a livello fisico, dicendogli che gli avrebbe cambiato nome, a livello spirituale sarebbe stato chiamato Israele. E Giacobbe era il prototipo del Signore Gesù Cristo, era l'anticipazione del Signore Gesù Cristo. Certo, Giacobbe al momento non capì del perché il Signore poi gli cambiò anche nome, ma Giacobbe si limitò solamente ad ubbidire al Signore passo a passo senza fare tante domande. Anche oggi il Signore ci dà degli ordini e noi dobbiamo ubbidirgli anche se a volte non capiamo, anche se a volte non sappiamo cosa poi accadrà in futuro. La cosa importante è comunque ubbidire a Dio. Quindi Dio chiamò Giacobbe, successivamente Israele, e gli disse: tu sei mio figlio, Giacobbe, o Israele, perché stava simboleggiando Gesù Cristo. Nel futuro rappresentava il Messia, il Salvatore. Succede che Giacobbe ebbe 12 figli e suo figlio Giuseppe fu benedetto, anche se fu venduto inizialmente dai suoi fratelli al popolo egiziano. Lì però Giuseppe divenne il braccio destro del faraone e lì Giuseppe poi, durante la carestia, ricevette la sua famiglia proveniente da Israele e diede loro da mangiare. E quindi Giacobbe visse insieme alla sua famiglia, tutta la sua discendenza, per 430 anni in Egitto. E tutti i discendenti di Giacobbe erano chiamati figli, figli di Dio. Ma vediamo il perché furono chiamati così. Adesso apriamo la Bibbia in Esodo, capitolo 4, verso 22. Qui parliamo di un figlio di Dio, perché oggi parleremo dei figli di Dio. Esodo 4, Esodo 4, verso 22. Dio parlava a Mosè e gli stava dicendo: io voglio che tu faccia uscire il popolo di Israele dall'Egitto e che lo porti a Canaan. E Mosè diceva a Dio: ma come posso io parlare al re? È impossibile. E Dio gli disse: io ti aiuterò, non ti preoccupare. L'unica cosa che tu devi fare è far uscire il popolo di Israele dall'Egitto. Quindi Dio diede a Mosè delle istruzioni per far uscire il popolo dall'Egitto dopo 430 anni. E qui in Esodo 4, verso 22, Dio parla e dice così il verso 22: tu dirai al faraone, così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Ecco, questa era una profezia che bisognava rivolgere al faraone. Ma chi era qui Israele? Israele fisicamente era Giacobbe, perché abbiamo visto che fu soprannominato così. Ma a livello spirituale fu l'intera Israele, uomini e donne. E ripete, così dice l'Eterno, Israele è il mio figlio, il mio primogenito. Quindi a livello simbolico, Israele era il figlio di Dio, era il primogenito di Dio. E qui non si capiva che era una profezia. Dio stava parlando di suo figlio, cioè di Gesù Cristo. Ma a livello fisico Gesù Cristo non era ancora nato. E chi rappresentava in questo verso Gesù Cristo? Giacobbe era il prototipo. Giacobbe era il prototipo di Gesù Cristo, ma ovviamente questo verso non fu capito all'epoca. Era difficile comprendere questo verso che era un'anticipazione del futuro. Dopo 430 anni che vissero in schiavitù in Egitto, a un certo punto Giacobbe morì e rimasero in Egitto la discendenza di Giacobbe. E qui, in questo verso, tutta la discendenza di Giacobbe fu nominata in un unico nome, Israele. Israele è mio figlio, cioè la discendenza di Giacobbe è mio figlio, mio primogenito. 23.
Perciò io ti dico, lascia andare il mio figlio affinché mi serva. Ma se tu rifiuti di lasciarlo andare, ecco, io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. Quindi qui Dio diceva attraverso Mosè al faraone, guarda, lascia andare mio figlio, cioè lascia andare tutto il mio popolo affinché mi serva, perché se tu ti rifiuti di lasciarlo andare, diceva al faraone, io ucciderò il tuo figlio, il tuo primogenito. Quindi il Signore diceva attraverso questo verso, lascia andare mio figlio, ma questo mio figlio, nel verso 23, si riferiva a tutto il popolo di Israele che in quel momento era schiavo in Egitto a livello fisico, ma a livello spirituale si riferiva al Signore Gesù Cristo che in futuro sarebbe arrivato come il figlio di Dio a liberare tutta l'umanità. Mosè attraverso questo verso ubbidì a Dio e andò dal faraone, dal re, e gli disse, guarda, Dio ha detto che tu devi far uscire e liberare il popolo di Israele, e se tu non lo farai, Dio dice che toglierà la vita al tuo primogenito. E tutto questo si compì, voi potete leggerlo, la continuazione, potete leggere la continuazione della storia, noi non possiamo leggere tutto perché ci vuole tempo, però se volete continuare la lettura capirete poi cosa succede nella storia. Adesso andiamo al libro di Isaia. Isaia che si trova più o meno verso la metà della Bibbia. Troviamo i Salmi e dopo i Salmi, un paio di libri dopo, troviamo Isaia. E noi leggiamo nel capitolo 60 di Isaia, vi do meno di un minuto, qualche secondo per cercare, Isaia capitolo 60 verso 4, stiamo parlando del dovere o della funzione dei figli di Dio, o chi sono i figli di Dio, e a chi Dio dà questo titolo. Il verso che abbiamo letto in Esodo, abbiamo visto che Mosè ubbidì a Dio nel dare la profezia al faraone, e una delle caratteristiche dei figli di Dio è l'ubbidienza, ubbidire a Dio, ascoltare Dio e poi ubbidirgli, come ha fatto appunto Mosè che parlò al faraone. Qui in Isaia 60 verso 4, questa è una profezia di Isaia, profeta Isaia, che sta profetizzando circa il futuro, circa la Chiesa del Signore Gesù Cristo. E infatti c'è un titolo che denota il capitolo 60 di Isaia, dice la gloria promessa a Gerusalemme, quindi si stava parlando di una promessa in futuro, della Chiesa del futuro, della grandezza, della gloria che avrebbe vissuto la Chiesa del Signore in futuro. Anzi, leggiamo dal verso 1. Sorgi, risplendi, chi? È un messaggio verso la Chiesa. Perché la tua luce è giunta, chi è la luce? Gesù Cristo. E la gloria dell'Eterno, cioè la manifestazione dell'Eterno, si è elevata su di te, cioè sulla Chiesa. Poiché ecco, le tenebre, le oscurità, ricoprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te si leva l'Eterno. Cioè, sopra di te, sopra la Chiesa, non ci saranno tenebre, non ci saranno oscurità, ma splendore, luce, che illuminerà la Chiesa, illuminerà i credenti, coloro che seguono il Signore, uomini e donne che lodano Dio. Quindi dice, ma su di te si leva l'Eterno e la sua gloria appare su di te, la sua manifestazione, il suo Santo Spirito. 3. Le nazioni cammineranno alla tua luce e i re cammineranno allo splendore del tuo sorgere, cioè il sorgere della Chiesa. E poi dice alla Chiesa, Chiesa, volgi i tuoi occhi tutto intorno e guarda, si radunano tutti e vengono a te, i tuoi figli verranno da lontano,
Ma questi figli della Chiesa chi sono? Sono i credenti. E le tue figlie saranno portate in braccio. Dice, Chiesa, volgi i tuoi occhi tutto intorno e guarda coloro che vengono da lontano. I tuoi figli e le tue figlie vengono da lontano per entrare nel tabernacolo, in questo edificio spirituale. E questo tabernacolo sarà conformato da gente di diverse nazionalità. Ecco perché dice che verranno da lontano le tue figlie e i tuoi figli, perché uomini e donne proverranno da diverse nazionalità e loro si convertiranno in figli e figlie di Dio. E tutti saranno uniti in un solo cuore, formando la Chiesa del Signore Gesù Cristo, formando il corpo di Gesù Cristo. E queste persone che vivono per esempio in Africa o in Giappone o in Cina, non hanno bisogno di spostarsi fisicamente in un posto specifico, perché sulla terra non c'è un posto specifico dove andare a congregarsi tutti insieme, no, è Dio che dimora a livello spirituale nei suoi figli, nelle sue figlie. Lui dimorerà nei cuori dei suoi figli che vivono in Africa, delle sue figlie che vivono in Europa, dei suoi figli che vivono in Russia, Giappone, Singapore, nelle Filippine, dei suoi figli e delle sue figlie che vivono nelle isole, in Australia, Nuova Zelanda, in diverse isole. Adesso mi sfuggono i nomi di tante isole. Comunque Dio abiterà nei cuori dei suoi figli che lo cercheranno, che lo loderanno, che leggeranno il Vangelo. Loro sono i figli che si uniranno in spirito, perché Dio si manifesta in loro, come Dio si manifesta in noi, perché Dio è potere, Lui copre tutta la terra. In questo modo si forma la Chiesa del Signore, tutti insieme, benché siamo lontani fisicamente e non è necessario traslocare fisicamente, saremo tutti uniti spiritualmente. Ecco, i tuoi figli e le tue figlie sì, verranno da lontano, ma parla a livello metaforico, fisico, per far comprendere che comunque noi siamo uniti a livello spirituale. Siamo cuori che amano e che fanno la volontà del Signore e che non siamo lontani ma vicini a livello spirituale. Quindi qui parla nuovamente dei figli e delle figlie di Dio che lo onorano, lo glorificano, cantano al Signore, hanno fiducia in Lui e sperano in Lui. Quindi continuiamo a parlare dei figli di Dio e andiamo nel capitolo 5 di Matteo. Matteo capitolo 5. Rapidamente cerchiamo Matteo capitolo 5 verso 9. Qui si parla del sermone, un sermone del Signore Gesù Cristo che stava insegnando ai suoi discepoli, al popolo che lo stavano ascoltando in quel momento, insegnando loro il regno dei cieli. Predicava il suo Vangelo puro, insegnava alle persone a fare la volontà di Dio e parla della beatitudine degli uomini e delle donne. E se noi qui diciamo, beati i poveri in spirito, chi sono i poveri in spirito? Sono uomini e donne che hanno uno spirito umile. Qui non sta parlando di povertà fisica, di povertà di denaro, ma della semplicità del cuore. Quindi qui nel verso 3 dice beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Quindi i figli di Dio devono essere umili, semplici nello spirito, così che Dio possa dire tu sei mio figlio, ti do questo titolo perché sei semplice, sei umile. E nel verso 4 dice beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Certo, i figli e le figlie di Dio piangeranno, soffriranno, soffriranno anche per gli altri, piangeranno per gli altri, ma consoleranno e saranno a loro volta consolati. Questi sono quello che fanno i figli e le figlie di Dio. 5. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra.
Quindi Dio dice: i miei figli e le mie figlie devono essere mansueti, e siccome sono mansueti, riceveranno il titolo di figli e di figlie di Dio. Una persona mansueta è una persona umile, semplice, benevola, paziente, che non si arrabbia, che non porta rancore nel cuore, che non fa del male a nessuno. È una persona che accetta le cose di Dio, che ama Dio, che ha pazienza, che ha fiducia in Dio e spera in Lui. Questa è una persona mansueta. Quindi il Signore dice: siccome questa persona è mansueta, allora io le darò il titolo di figlio o di figlia di Dio. È mio figlio o è mia figlia? Perché è umile, è semplice, è pacifico, è tranquillo, non si irrita, non è una persona aggressiva, non vuole del male a nessuno ed è ubbidiente e fa la mia volontà, compie i miei comandamenti. Quanto è mansueto quest'uomo, questa donna? Perciò sarà mio figlio, sarà mia figlia, perché si sottomette alla mia volontà e mi ama. Il contrario di mansueto è una persona incredula, ribelle, arrogante, stolta, dura di cuore. Sono persone che non sono mansuete, anzi sono il contrario dei mansueti. E nel verso 6 dice: beati coloro che sono affamati e setati di giustizia, perché essi saranno saziati. I miei figli che sono affamati della parola di Dio vogliono imparare i comandamenti per poi metterli in pratica. Loro sono coloro che sono affamati e assetati di giustizia e loro saranno chiamati figli e figlie di Dio perché si stanno comportando in un modo giusto, retto. 7. Beati e misericordiosi perché essi otterranno misericordia. Beati puri di cuore, dice nel verso 8. Ecco, coloro che sono puri di cuore sono coloro che non c'è invidia nel loro cuore, non c'è mormorazione, critiche, pettegolezzi, rabbia, ambizioni, rancori, risentimenti, vendette. In questi cuori non c'è tutto questo, sono cuori puri. Ecco perché questi cuori puri sono chiamati figli e figlie di Dio e saranno benedetti da parte di Dio. Questo è quello che dice il Signore. Queste sono le qualità, le caratteristiche dei figli di Dio. E nel 9 dice, nel verso 9 dice, beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Quindi, i poveri in spirito sono figli di Dio, coloro che fanno cordoglio sono figli di Dio, i mansueti, coloro che sono affamati e assetati di giustizia sono figli di Dio, i misericordiosi sono figli di Dio, i puri di cuore sono figli di Dio, i pacificatori, cioè coloro che si adoperano per la pace, come dice nel verso 9, sono figli di Dio, cioè coloro che hanno pace nel loro cuore. Come hanno trovato pace nel cuore? Credendo in Dio, cercando Dio, glorificando Dio, ubbidendo a Dio e siccome hanno pace nel loro cuore, a loro volta offrono pace a tutti coloro che li circondano. Ecco chi sono gli adoperatori per la pace. Ecco, noi abbiamo appena letto le caratteristiche e i doveri dei figli di Dio. Vedete, fratelli, che i figli di Dio hanno diverse funzioni? Loro hanno un compito molto grande, che è quello di compiere la volontà del Signore e osservare i Suoi comandamenti, oltre che avere queste caratteristiche che abbiamo appena letto. Adesso pensate ancora che tutte le persone che vivono nel mondo sono figli di Dio? No, vedete che non è vera questa affermazione, c'è un errore. E noi adesso abbiamo capito qual è l'errore di questa affermazione. Perché il titolo di essere figli di Dio lo dà Dio, non perché la gente dice. Come quando qualcuno riceve un titolo da parte di qualcun altro, ma a livello umano. No, Dio dà questo titolo per meriti. Quindi bisogna conquistare questo titolo da parte di Dio. Dio dice: ah, tu hai un animo nobile, non sei invidioso, non fai del male a nessuno, non sei un ladro, non sei omicida, non sei un adultero, non inganni le persone. Ecco, tu sei mio figlio perché hai un cuore puro.
hai mani innocenti e tu sei mio figlio. Sei mansueto, sei semplice, sei umile ed è questo quello che io voglio, dice Dio. Pertanto ti do il titolo di essere figlio di Dio, di essere figlia di Dio. E questo è un titolo prezioso per coloro che cercano il nome di Dio e osservano la sua parola. Adesso passiamo al libro di Giovanni, capitolo 1. Vangelo di Giovanni. Capitolo 1, verso 12. Qui parla nuovamente dei figli di Dio. Qui sta parlando del principio era la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio. Egli era nel principio con Dio e tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui, Lui che era la luce, che era Gesù Cristo, e che bisognava credere in quella luce che era venuta per illuminare il mondo, ma il mondo non l'ha voluto. E nel verso 10 dice: Egli, Gesù Cristo, la parola era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di Lui, ma il mondo non l'ha conosciuto, e questo è vero. Perché quando noi abbiamo letto nell'Antico Testamento, quando abbiamo letto i re, le cronache, quando abbiamo letto tutti i profeti, Samuele, noi abbiamo letto che l'angelo dell'Eterno apparve a tante persone, fece tante opere l'angelo dell'Eterno. E l'angelo dell'Eterno era già lo stesso Signore Gesù Cristo, ma che tanti non gli credettero. E infatti il mondo non l'ha conosciuto. Nel verso 12 dice: Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, cioè a tutti quelli che hanno riconosciuto, ricevuto Gesù Cristo, a coloro che hanno creduto in Gesù Cristo al suo nome, egli, cioè Dio, ha dato loro l'autorità o il titolo di diventare figli di Dio. Come potete vedere, il titolo di essere figli di Dio non lo conquista qualsiasi persona. Qualsiasi persona che vive nel peccato, fa malvagità, non può dire di essere figlio di Dio o figlia di Dio o dire che suo padre è Dio, perché se sta commettendo malvagità, deve dire piuttosto sono figlio del diavolo e non figlio di Dio, perché figlio di Dio fa le opere di Dio. E se fa quindi opere malvagie, è figlio del diavolo. E qui il Signore Gesù Cristo dice: Ma a tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, che fanno la sua volontà e che compiono i suoi comandamenti. E noi desideriamo tutti essere figli e figli di Dio, gloria al Signore. E speriamo che la maggior parte di noi siamo figli di Dio. Adesso passiamo a Romani, capitolo 8. Verso 14, Romani 8, verso 14. Romani 8, verso 14. E qui parla l'Apostolo Paolo, scrive questa lettera per inviarla in quell'epoca alla chiesa che si trovava a Roma. Inviò questa lettera che racchiude una dottrina profonda piena di misteri. E l'Apostolo Paolo testimoniò che lui visse 2 anni nel deserto, dove ricevette rivelazioni da parte di Dio direttamente. E così l'Apostolo Paolo imparò direttamente la parola di Dio, da Dio stesso. E noi oggi leggiamo queste lettere di Paolo perché lo Spirito Santo tutt'oggi ha vivificato queste lettere, questi scritti di Paolo anche nella nostra vita. Così come si manifestava all'epoca lo Spirito Santo, anche oggi si manifesta in noi con i doni spirituali, i quali furono elencati dall'Apostolo Paolo che ricevette questa rivelazione da parte di Dio circa l'esistenza dei doni spirituali, doni che oggi noi viviamo. Ecco perché noi diamo credibilità a questi scritti, perché noi viviamo oggi questi scritti, Dio li rende reali nella nostra vita. Quindi Paolo diceva che bisogna vivere nello Spirito di Dio, essere condotti dallo Spirito di Dio, dal Vangelo, e
è che bisognava abbandonare tutti i rituali racchiusi nella legge di Mosè, tutti i requisiti. Bisognava abbandonarli perché Gesù Cristo ormai era arrivato manifestandosi nell'uomo attraverso il suo Santo Spirito. Quindi non era più necessario compiere la legge di Mosè, perché tutto sarebbe diventato a livello spirituale, perché Gesù Cristo venne come quel re spirituale, con quel regno spirituale, con manifestazioni spirituali. Pertanto le celebrazioni fisiche non erano più necessarie come si praticavano appunto nella legge di Mosè. E nel capitolo 8 di Romani, l'Apostolo Paolo diceva che bisognava vivere nello Spirito di Dio, uno Spirito che si stava manifestando nelle persone, nelle congregazioni, per testimoniare che erano nel cammino corretto di Dio. Lo Spirito Santo ricordava i comandamenti, così come ce lo ricorda oggi, quello che dobbiamo fare e quello che non dobbiamo fare per compiere la volontà del Signore. Di conseguenza, Dio ci chiamerà figlio o figlia. Quindi il capitolo 8 parla appunto che bisognava vivere nello Spirito, lo Spirito di Dio, lo Spirito di Gesù Cristo che si manifesta nei cuori delle persone. E dice, per esempio, nel verso numero 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Però leggiamo dal 10, ma se Cristo è in voi, cioè nel vostro cuore, certo il corpo è morto a causa del peccato. Vuol dire che se lo Spirito di Dio è nel cuore di un essere umano, quella persona già smette di peccare e il corpo è morto nei confronti del peccato e vive a causa della giustizia di Dio. 11, e se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo Spirito che abita in voi. Quindi dice che lo Spirito di Dio che abita in voi, se abita in voi, vi vivificherà. Perché lo Spirito di Dio, quando dimora nei cuori di un uomo e di una donna, allora quell'uomo e quella donna cominciano a vivere smettendo di peccare, perché è questo che fa lo Spirito di Dio, è questo che fa il Vangelo di Gesù Cristo. Cos'è che fanno? Si manifestano nel cuore di uomini e donne e li fanno smettere di peccare. Perché se si vive conformi alla carne, cioè secondo la carne di Mosè, secondo la legge di Mosè, si morirà nella carne, ma se si vive per mezzo dello Spirito, come dice nel verso 13, ma se per mezzo dello Spirito fate morire le opere del corpo, cioè tutta la legge di Mosè, voi vivrete. Nell'epoca della legge di Mosè, gli uomini e le donne, nonostante la legge, peccavano nel corpo perché non riuscivano appunto a dominare gli istinti del corpo. Ed erano morti nel corpo, nonostante avessero la legge. Ma qui dice nel 14, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Significa che tutti gli uomini e le donne che sono condotti, che sono guidati dallo Spirito di Dio, queste persone smettono di peccare. Il loro corpo diventa morto nei confronti del peccato, la loro carne non ha più voglia di peccare e queste persone quindi non praticano più il peccato. Perché? Perché lo Spirito di Dio inizia a dimorare nei loro cuori e lo Spirito nel dimorare nel cuore è come un freno per la carne. La carne non ha più voglia di peccare. Nella carne non c'è più la tendenza al peccato. Questa è la grande differenza tra i figli di Dio che sono condotti dallo Spirito di Dio e da quelli che non sono condotti dallo Spirito di Dio, ma dalla carne. Questa è la grande differenza. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, guida l'uomo e non gli permette di peccare con la carne. Ma per raggiungere questo bisogna disporre il cuore e dire Signore, entra e dimora nel mio cuore, entra nella mia vita, Signore, perché io voglio piacerti e voglio smettere di peccare.
Voglio smettere di essere irresponsabile. Per esempio, mi sono resa conto che in questo periodo tanti uomini stanno abbandonando la moglie, stanno abbandonando la famiglia, i figli. Allora non importa abbandonare la loro famiglia, non importa se i loro figli mangeranno e prendono la scusa di dire no, non amo più mia moglie, è finita, finito l'amore. Ma questi uomini sono egoisti, anche le donne quando dicono è finito l'amore, quindi è meglio che divorzi, che irresponsabilità. Perché una persona che ama Dio, un uomo o una donna che amano Dio, non agiscono in questo modo, non abbandonano la famiglia, né lui né lei, nessuno dei due abbandona la famiglia. I figli, anzi, sono persone responsabili perché amano il benessere degli altri prima del proprio benessere. È così? E invece ci sono persone che amano solamente se stesse. Invece noi no. Noi non dobbiamo avere tutto per noi. Se io sto bene, ok, gli altri possono anche morire. Invece no. I figli di Dio sono coloro che sono felici quando gli altri sono felici. Sono esempi per tutti, cercano il benessere anche per gli altri e poi pensano a loro stessi, al loro benessere. Questi sono i figli di Dio, pensano prima agli altri. Ecco, i figli di Dio sono così e Dio dà i doni spirituali a uomini e donne per farli anche convertire, per far sì che quegli uomini e quelle donne prendano la decisione di seguire il cammino di Dio. Dio fa anche questo, dà i doni spirituali per vedere fino a che punto gli uomini e le donne organizzano la loro vita in un modo responsabile. Però poi a un certo punto alcuni di loro, uomini e donne, tornano indietro, cominciano a rivivere nel peccato dimenticandosi da Dio. E all'epoca ricevettero i doni spirituali, ma Dio ha dato loro un'opportunità. Dio ha dato i doni spirituali per misericordia, per far sì che queste persone un giorno non rifaccino a Dio il fatto di dirgli per esempio, guarda, Signore, se tu mi avessi dato i doni spirituali, io sarei diventato un figlio tuo, sarei diventato perfetto. Invece tu non mi hai dato neanche un dono, mi hai lasciato da solo. E io non sono riuscito, non sono riuscita. E invece no. Il Signore a volte dà i doni spirituali senza compromessi e dice, io ti do questa opportunità, ti do i doni spirituali affinché tu possa sperimentare cosa significa vivere in mia presenza nella tua vita. Però poi sei tu che devi mantenere i doni e arrivare alla meta, al fine dei tuoi giorni, compiendo i miei comandamenti, facendo la mia volontà, con un cuore puro. E in questo modo diventerai figlio o figlia mia, e in questo modo guadagnerai la vita eterna. Io ti do i doni per misericordia, ma tu poi li devi mantenere e ottenere il titolo di essere figlio o figlia mia. Come? Compiendo doveri, funzioni come figli di Dio e arrivare alla meta. Quindi il verso 14, ripeto, dice, poiché tutti quelli che sono condotti dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Essere condotti non significa fai così, fai le cose in questo modo, in quest'altro. No, significa che lo Spirito di Dio abita in noi, nel nostro cuore, e Lui ci guida nella nostra vita spirituale. Nel sentire, cioè, io non sento di voler fare del male a qualcuno, io sento misericordia, io sento di voler fare del bene, io sento che devo rispettare questa persona, che devo amarla, io sento che devo rendere felice quest'uomo, questa donna che è vicino a me. Questi sono i sentimenti che sentono appunto i figli e le figlie di Dio nei quali dimora il Signore. Adesso andiamo nel libro di Filippesi, si trova dopo il libro dei Corinzi, ci sono piccoli libri, Galati, Efesini.
Colossesi, Tessalonicesi. E noi leggiamo i Filippesi, che si trova prima di Colossesi, capitolo 2, verso 15. Sono lettere scritte dall'Apostolo Paolo alla Chiesa in Filippi e li esorta ad essere esempio, luce verso tutti gli uomini e le donne di quelle città, di quell'epoca. Diceva di essere dei luminari, di illuminare con le loro testimonianze, di non mormorare, di non peccare. E nel verso 15... Anzi, 14 dice: fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, perché la mormorazione e le dispute sono tipiche di persone che non si conformano, che non sono mai d'accordo con niente, con nessuno, non accettano niente. E invece qui dice l'Apostolo: fate ogni cosa senza mormorare, senza dispute, affinché siate irreprensibili e integri. Perché siate figli di Dio, senza biasimo, in mezzo ad una generazione ingiusta e perversa, fra la quale li splendete come luminari nel mondo. Quindi qui dice che la testimonianza dei figli di Dio è che devono essere luce, devono essere del luminare nel mondo pieno di malvagità. Adesso andiamo nel libro della prima epistola di Giovanni. Quindi, come abbiamo visto, per essere figli di Dio bisogna abbandonare i peccati che si vedono e quelli che non si vedono. Quelli che non si vedono sono peccati occulti, ma sono comunque nel cuore. Ecco perché è necessario un cuore puro. Ci sono persone che dicono: io non mi ubriaco, io non commetto adulterio, fornicazione, io non rubo a nessuno, non faccio niente di male, io non uccido, non rubo, non mi ubriaco, quindi io vivo in un modo perfetto. Ma non hanno esaminato il loro cuore, che magari è pieno di avarizia, lussuria, invidia, avidità, orgoglio, vanagloria, pieno di vendetta, ira, irresponsabilità, disorganizzazione, non vogliono compiere i doveri familiari. E queste cosa sono? Sono peccati gravi occulti nel cuore. Quindi questo cuore non è puro. Ma per essere figli di Dio bisogna pulire il cuore. E noi vogliamo essere figli di Dio. E voi quanti? Quanti di voi volete essere figli o figli di Dio? Io credo che voi tutti desideriate essere figli e figli di Dio. Adesso leggiamo nella prima epistola di Giovanni, non nel Vangelo di Giovanni, no, è la prima lettera di Giovanni, prima lettera di Giovanni, capitolo 3, che parla dei figli di Dio. Giovanni disse col Signore Gesù Cristo, è lo stesso che ha scritto il Vangelo di Giovanni, però questa è una lettera particolare che scrisse alla Chiesa e dice nel capitolo 3, verso 1, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. Quindi qui dice che Dio, nel suo amore così grande, ha dato il titolo di essere chiamati figli di Dio. Dice poi, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Certo, cioè quello che saremo dopo la morte, la gloria perfetta di cui tanto Dio parla. Ma dice, carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo, cioè dopo la morte. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Ecco, questa è la speranza anche nostra, di vedere un giorno faccia a faccia. E dice nel 3, chiunque ha questa speranza in Lui, cioè di vedere Lui nell'aldilà, purifica se stesso, come Egli è puro. Chiunque commette il peccato, commette pure una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere via i nostri peccati, e Lui non vi è peccato. Chiunque dimora in Lui, in Gesù Cristo, non pecca.
Dimorare in Dio non è che significa andare tutti i giorni in chiesa, pregare tutti i giorni, leggere tutti i giorni la Bibbia. E si dice che Dio dimora in questo modo nel cuore. Ma no, non è così. Cosa avete nel cuore piuttosto? Cosa c'è nel vostro cuore? Quindi dice, chiunque dimora in Lui, in Gesù Cristo, non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Certo, se uno non pecca è perché nella sua carne e nel suo cuore dimora il Signore e il Signore gli toglie appunto la tendenza. È come quando uno va dal medico per appunto ricevere una cura per far sì che il corpo appunto smetta una determinata funzione che gli provoca, per esempio, un disturbo all'interno del corpo. Quindi anche il Signore fa la stessa cosa. Lui osserva, osserva l'umanità, osserva chi ha rubato, osserva chi ha ingannato. Dio vede tutto. Ed è Lui che poi decide e dice, ma guarda, tutto quello che fa l'umanità, lui vede tutto, vede come una persona toglie la vita ad un'altra, accoltellandola, per esempio. E Dio è molto, a volte è molto meravigliato dal comportamento dell'essere umano. E dice nuovamente nel verso 6, continua e dice, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto, cioè non conosce Dio. E come vi ho detto prima, voi potete avere dei doni spirituali. Alcuni possono profetizzare o imporre le mani o parlare in lingue, ma essere nel peccato. E così facendo pensate di avere Dio nel cuore? Dio vi ha dato i doni per cambiare, per dimostrarvi che Lui esiste. Però voi dovete cambiare. E se voi non cambiate, vuol dire che non avete mai conosciuto Dio, anche se parlate in lingue, anche se voi dite, ah no, Dio mi ama, Lui è con me perché mi ha detto che è con me. Può succedere, ma se nel vostro cuore non c'è pulizia, se voi peccate è perché non avete visto né conosciuto Dio. E dice nel verso 7 l'Apostolo, figlioletti, nessuno vi seduca, chi pratica la giustizia è giusto. Come egli è giusto, come Gesù Cristo è giusto. 8. Chiunque commette il peccato è dal diavolo. È molto forte in questo insegnamento Giovanni. Dice, chiunque commette il peccato è dal diavolo. E voi potete dire, io leggo la Bibbia tutti i giorni, io prego sempre, ma siete per caso irresponsabili nella vostra vita? Chissà quante persone stanno guardando e usufruendo della pornografia, violentano i bambini, le bambine, violentano donne, commettono tante malvagità, hanno tanti vizi occulti, fanno uso di droghe, fanno cose illecite, illegali e dicono no, però io vado in chiesa, mi inginocchio a pregare, a leggere la Bibbia, a cantare. No. Voi dovete avere un cuore puro, Dio deve dimorare nel vostro cuore, altrimenti voi provenite dal diavolo, anche se andate in chiesa. Colui che pratica il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio, dice nell'otto. Per questo è stato manifestato figlio di Dio, per distruggere l'opera del diavolo. 9. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui. Significa che se un uomo o una donna ha Dio nel cuore, non pratica peccato, perché il seme di Dio dimora in lui o in lei, e non può peccare, perché è nato da Dio, perché non ha appetito, non ha desiderio, non ha voglia di peccare. Si è già convertito in un figlio di Dio, ha timore di Dio. 10. Da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Chiunque non pratica la giustizia non è da Dio. Cioè, chi non si astiene dal peccato e non ama il suo prossimo, non ama il suo fratello, non è da Dio. E neppure lo è chi non ama il proprio fratello.
Questo è un comandamento che Dio ci dice di fare: ama il tuo prossimo come te stesso. Non peccare, perché oltre al fatto che io pecco, allontano Dio da me, ma faccio anche del male alle persone che mi circondano. Oltre a perdere Dio, io faccio del male con il mio peccato anche alle persone che mi circondano. Faccio del male. Se io, per esempio, invidio una persona e quella persona si rende conto che io sono invidioso o invidiosa, allora la mia crescita spirituale si ferma, si stanca. Poi, se io per esempio dico una bugia, accuso una persona di qualcosa che non ha nemmeno fatto, sto facendo del male a quella persona, la sto facendo soffrire e questo non piace a Dio. Questo significa che io non amo il mio prossimo, non amo le persone che mi circondano. Quindi, se una persona ama il prossimo, non fa del male al prossimo. Se io non voglio ricevere un calcio perché mi fa male, io non devo dare un calcio ad un'altra persona perché so che fa male, perché io l'ho ricevuto, mi ha fatto male, quindi so che se lo faccio agli altri provoco del male al prossimo. E uno dei comandamenti del Signore è ama il tuo prossimo come te stesso. Le sofferenze che tu non vuoi sentire, non farle sentire agli altri, non provocarle negli altri, per essere figlio e figlia di Dio. E per essere figli e figlie di Dio bisogna avere Dio nel cuore. E Dio entra nel nostro cuore, logicamente, quando il nostro cuore è pulito. E Giovanni, in questo capitolo, sta menzionando tante persone che non amarono Dio, come Caino, 12, non come Caino, che era dal maligno e uccise il proprio fratello. Quindi chi odia proprio fratello è un omicida, ma non è solo il fratello di sangue, ma anche il prossimo. Per esempio, se un uomo è infedele a sua moglie e dice no, l'ho fatto perché l'amore è terminato, non sento più e sono andato a cercarmi un'altra donna. In questo modo, quell'uomo ha fatto soffrire quella donna. Ma se quell'uomo un giorno ricevesse la stessa moneta, cioè che la moglie lo tradisse, sentirebbe la sofferenza che lui ha provocato in lei. Quindi amare i nostri simili significa non fare loro del male, non provocare loro del male, non essere invidiosi, non cercare solo il proprio benessere e non procurare il male agli altri. Dice poi nel verso 18, figlioletti miei, non amiamo a parole né con la lingua, ma amiamo a fatti e in verità, dice. Poi dice nel 21, carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo le cose che gli sono gradite. Ecco la conclusione, osservare i comandamenti, i suoi comandamenti e fare le cose che gli sono gradite. 23. E questo è il suo comandamento, che crediamo nel nome del suo Figlio Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio. Ricordiamoci che osservare i comandamenti significa astenersi dal peccato, dai peccati che si vedono e quelli che non si vedono. E punto il 24 dice, chi osserva i suoi comandamenti dimora in Dio ed egli in lui. E da questo sappiamo che egli dimora in noi, dallo Spirito che egli ci ha dato. Ecco, lo Spirito deve dimorare nel nostro cuore e in questo modo noi possiamo dire che Dio dimora in me. Perché io già ho pulito il mio cuore. Allora Dio mi ha dato il titolo di essere figlio o figlia di Dio. Gloria al Signore. Quindi io vi invito affinché voi leggiate la Bibbia e chiediate a Dio
se c'è ribellione nel vostro cuore, perché magari il diavolo ha seminato nel vostro cuore ribellione, stoltezza, odio, e voi sentite magari che state provando odio o rancore verso qualcuno e dite a Dio: Signore, Signore, io sento odio verso quella persona. Io sento rancore verso quella persona, sono arrabbiato, arrabbiata contro quella persona, sento il desiderio di fargli del male. Signore, tu sei un Dio potente e io so attraverso la Bibbia che tu hai creato l'universo, che tu sei colui che governa. Io ti chiedo di avere misericordia di me, di togliermi questo odio, questo rancore, questa tendenza, perché io sento il desiderio di fare del male alle persone. Liberami da questo. Liberami, perché questo è quello che il diavolo vuole da me. Questa è la preghiera che noi dobbiamo rivolgere a Dio. Per coloro che non sanno pregare, certo, per coloro invece che lo sanno fare, hanno tante parole da esprimere al Signore per ottenere misericordia e per ottenere l'aiuto a cambiare, l'aiuto per cambiare. Questo dobbiamo fare, chiedere al Signore che ci aiuti a cambiare ed essere puri nel cuore per poter stare un giorno col Signore e affinché Dio stia con noi oggi nel nostro cuore. La settimana scorsa abbiamo parlato del Monte Santo, di quel monte, e noi dimoriamo su quel monte. E infatti ci siamo chiesti: Signore, chi dimorerà su quel santo monte? Chi abiterà nella tua tenda, nel tuo tabernacolo? E io voglio dimorare in te perché desidero che tu dimori in me. E questo chiederemo al Signore, che ci aiuti ad ottenere questa meravigliosa benedizione, e cioè essere figli e figlie di Dio. Adesso voi sapete qual è il lavoro dei figli di Dio, la testimonianza, l'esempio nel mondo verso gli altri, illuminare. Illuminare le oscurità. I figli di Dio devono brillare, risplendere nel mondo, dare buon esempio, testimonianza, agire, predicare, insegnare. E poi Dio li userà per fare tanti miracoli e segnali. L'onore e la gloria siano sempre per Dio. Adesso preghiamo il Signore, Padre Santo. Grazie, eterno Dio, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Ti ringrazio, Signore, per questa opportunità, ancora una volta, di essere qui. Meditando, meditando nella tua parola, meditando in questa frase, cioè essere figli tuoi, figli di Dio, in queste parole scritte nella Bibbia e che tu le rendi vive nei nostri cuori, nel nostro essere. E noi gioiamo, Signore, ogni volta che leggiamo la Bibbia, ogni volta che ascoltiamo le promesse, ogni volta che leggiamo le promesse che tu hai fatto per tutti coloro che ti hanno ubbidito. E noi ci riempiamo di allegria, di pace, di gioia nel leggere i comandamenti. Rallegriamo il nostro cuore e desideriamo gridare ai quattro venti che tu sei un Dio potente, grande, che tu sei il Signore, che tu sei degno della lode, dell'onore e della gloria e che tutti si devono umiliare davanti a te, che tutti ti devono onorare e riconoscerti come il Dio onnipotente che esiste, che vive in spirito e in verità. Grazie Padre per la tua misericordia, per il tuo amore, per permetterci di leggere la tua parola, per permetterci di godere la tua santa parola, Signore. Grazie Padre perché il tuo Spirito Santo dimorerà in noi e con noi. Questa è la tua promessa, questo è quello che crediamo e che ci aspettiamo da te. Grazie Padre Santo. Ora rivolgiamo a te richieste, necessità da parte delle persone. Guarda, Signore, che mi arrivano tante mail e mi raccontano dei problemi, delle difficoltà, delle malattie, delle violenze, delle tante irresponsabilità, disordini, disorganizzazioni, infedeltà. Signore, io ti chiedo di stendere la tua mano e che tu possa aiutare uomini e donne che stanno soffrendo. Aiuta i bambini che soffrono, aiuta gli anziani, le anziane che soffrono, Signore. Ognuno di loro ha un problema, una difficoltà,
Ognuno sicuramente sta esponendo davanti a te i loro bisogni, ti stanno implorando, ti stanno chiedendo il tuo favore. Stendi la tua mano e benedicili, Signore. Togli, Signore, gli spiriti malvagi. Togli stregonerie, maledizioni, malocchi fatte dal maligno per far soffrire le persone. Padre Santo, infondi rispetto nei cuori delle persone affinché le persone ti rispettino, rispettino la tua parola e poi ti lodino, ti cerchino e affinché le persone si rispettino gli uni con gli altri, possano cambiare e riconoscere i loro errori e chiederti aiuto per cambiare. Padre Santo, guarda tutte le malattie, malattie incurabili. Inoltre, guarda questa malattia del coronavirus, Signore. Stendi la tua mano, Signore. Togli questa piaga, distruggi questa malattia. Togli questa tribolazione, Padre mio, nel nome glorioso di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Grazie, Signore. Le lodi sono per te. L'onore e la gloria siano per te. Ti lodiamo, Signore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù Cristo, tuo Figlio amato. Gloria al tuo nome per sempre. Amen. Grazie, Signore. Adesso cantiamo il coro 74, che si intitola Non può essere triste un cuore che ha Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloria al Signore, e che così sia, che nessun cuore sia triste, anzi, che Dio stia nei vostri cuori, benedetto e lodato il nome del Signore. Molte grazie, che Dio vi benedica a tutti. Vi mando tanti abbracci e baci a tutti. Grazie. Dio vi benedica. Grazie.